Trump cerca di creare, di raccogliere la sua squadra. Quello che già stiamo vedendo, quelle persone che Trump ha scelto per la sua squadra, come potranno influenzare l'Ucraina e come influenzerà al sostegno all'Ucraina? Ma direi che i timori degli ucraini per la eventuale sconfitta democratica erano tutti fondati. Quindi non è da essere particolarmente ottimisti per la nuova amministrazione americana, che è tendenzialmente isolazionista. Quindi American First vuol dire prima di tutto gli interessi americani, vuol dire grande disprezzo per l'Europa, o l'Europa si affianca e sostiene gli interessi americani oppure non ci interessa più. Questo è il succo, e in questo carro dell'Europa ci mettiamo anche l'Ucraina. Quindi è chiaro che si prospettano tempi difficili. Dopodiché una delle teorie che sposerei abbastanza, e cioè a un certo punto Trump si renderà conto che in questa idea dell'American First, l'idea di Putin di avere una Russia First, quindi una grande Russia, si scontra. Non ci può essere una grande America e una grande Russia, a cui si affianca anche una grande Cina. Quindi a un certo punto Trump dovrà in qualche modo ricalibrare la sua politica. Dopodiché vediamo le nomine. Leggevo questa mattina, interessante, siamo davvero ancora agli inizi, quindi sono tutte analisi a caldo su Politico. Abbastanza positivo le nomine di Michael Waltz come National Security Advisor e Rubio come segretario di Stato. Perché? Perché sono due comunque tradizionalisti che rimangono comunque legati alle logiche della guerra fredda, alla vecchia storia, e quindi vedono comunque nella necessità di controllare l'Iran, la Cina e soprattutto la Russia. E questo comporterà una revisione possibilmente anche del rapporto con l'Ucraina. Però poi ci sono altri se segnali gravi, per esempio il nuovo procuratore generale dello Stato, tra l'altro lui stesso incriminato per crimini sessuali, eccetera, Matt Gaetz, che è stato uno dei più forti proponitori del blocco dell'invio di armi all'Ucraina soltanto pochi mesi fa, perché non dimentichiamo, questa è un'ombra che non può essere dimenticata, che il partito di Trump ha bloccato l'invio di aiuti militari americani all'Ucraina per più di 6 mesi tra il novembre e la primavera dell'anno scorso e la primavera di quest'anno. Quindi non è vero che noi non sappiamo cosa farà Trump, perché Trump ha già fatto delle cose. E per esempio Tulsi Gabbard della National Intelligence, anche lei una dura che si è opposta in mille modi all'invio di armi all'Ucraina. Quindi davvero è un'era nuova con grandi difficoltà che certamente non è facile per il governo Zelensky. Dimmi una cosa, ma se per esempio il sostegno sarà rallentato, sarà di meno, come potrebbe agire l'Ucraina? Aumentare la produzione delle armi oppure prendere decisioni un po' quelli, diciamo, particolari, come colpire in profondità della Federazione Russa, come vedi? Ma io vedo un Biden molto preoccupato, che sta cercando di dare il massimo delle armi, quindi per un po' di mesi un po' di cose l'Ucraina l'avrà. Non credo, ho visto anche Scholz ieri, che pure il cancelliere tedesco, che purtroppo ha i suoi problemi, visto che la Germania è in piena crisi politica, avrà le elezioni a febbraio. Anche lui non credo che ci sarà luce verde per colpire all'interno della Russia. E questo è una difficoltà per gli ucraini oggettiva, perché ogni guerra deve colpire i punti di partenza, i punti di sparo all'interno della Russia, che siano dentro o fuori non importa, l'importante è colpire le basi da cui partono gli aerei, da cui partono i missili. E questo per gli ucraini è un problema enorme. Certamente aumenterà, lo sta già facendo. Noi vediamo una produzione di droni che è centuplicata negli ultimi 2 anni. Ormai l'Ucraina produce oltre 1 milione di droni, che tra l'altro c'era un po' di giorni fa un ottimo pezzo sul Financial Times. L'Ucraina potrebbe diventare un po' come Israele un po' negli anni scorsi, fino ormai da 20-30 anni, cioè esportatore, produttore di armi, nuove tecnologie belliche sulla base dell'esperienza della guerra maturata. Questa è veramente la guerra
del futuro. Quindi produzione di armi locali, ma produzione di armi locali vuol dire avere materie prime e quindi il problema delle miniere nel Donbass, vuol dire avere trasporti, vuol dire avere energia, che l'Ucraina in questo momento, di cui l'Ucraina in questo momento ha molto poco. E poi certamente aiuto all'Europa, Zelensky lo sta già facendo, è chiaro che questo governo si è già un po' attrezzato per chiedere aiuto agli europei, ma gli europei questo è il grande problema. Noi possiamo avere le grandi dichiarazioni d'amore che poi sono condizionate, l'abbiamo visto, da parte degli europei, lo stesso Macron. Ma poi lo dicono tutti qua, dopo tante promesse, le armi degli europei in particolare arrivano tardi e meno di quanto ci abbiano promesso. Quindi siamo di fronte davvero a un problema oggettivo di difesa dell'Ucraina davanti a un Putin che si sente in questo momento almeno rinforzato, consolidato, raffrancato, sia dalla crescita dei populismi. Orbán ha un ruolo importante, ormai l'abbiamo visto in Europa, e naturalmente dal governo Trump. Grazie mille a Lorenzo Cremonese, giornalista Corriere della Sera, è stato con noi. Grazie mille.